Tina e Pippa Ariu. E oggi siamo qui per recensire la Super Sabbia dei pianeti. Sì ragazzi, ve l'avevamo già promesso da tanto tempo, infatti le abbiamo comprate tanto tempo fa. Speriamo che ci siano ancora in edicola, Pippo. Non lo so, comunque fateci sapere se le trovate ancora. Ma comunque, secondo me, potete trovarle sul sito della Sbabam, dove appunto vendono i loro prodotti, oltre che in edicola. Quindi cercate, sbirciate un po', curiosate sul sito non della Sbabam. E vi lasceremo il link qua sotto. Noi vi avevamo già recensito della sabbia. Sì, noi della Sbabam vi avevamo già recensito due barattolini di sabbia, però erano normali, con delle formine dentro, molto molto carini. Poi avevamo visto che sono usciti questi qua, dei pianeti, e quindi abbiamo detto assolutamente dobbiamo prendere anche questi qua. E ci sono sempre delle formine all'interno, però naturalmente riguardanti i pianeti, gli alieni, cose un po' così, vero Pippo? Allora, quindi ne abbiamo presi due, il prezzo non ce lo ricordiamo, circa secondo me 2,50 o 3, una roba del genere, comunque costa poco. E ne abbiamo preso questo qui marrone e poi uno bianco. Allora, a ogni barattolino corrisponde un pianeta. Noi ci ricordiamo solamente questo qui, quello marrone, che è il Mercurio. E quello bianco non l'avevamo trovato, anche perché non c'era il booklet, qualcun altro l'aveva già preso e quindi non lo sappiamo. Quindi scriveteci, mi raccomando, nei commenti, se anche voi avete questo qui bianco, appunto adesso ve lo facciamo vedere, se sapete di che pianeta è. Siamo molto curiosi, però non siamo riusciti a vederlo. Ok, quindi direi subito di iniziare, vero Pippo? Sì, vediamo un pochino. Allora, facciamolo vedere da vicino, questo qui è appunto quello marrone. E qua anche tre buchetti, sì. Proprio come sembra un pianeta, è bellissimo, dentro c'è tutta la sabbia. E poi c'è quello bianco che vi ho già fatto vedere prima. Ok, certo. Come si apre? Si aprono da qui, c'è una linguettina, appunto da qui. Noi adoriamo questa sabbia perché ci permette di fare delle formine anche non essendo al mare, ed è un'idea molto carina. Ok. Ok. Quindi apriamo. Ah, c'è la luna! Tu hai la luna? Magari è la luna questo qui bianco, però come vi ripeto non lo sappiamo. Bene. Guarda che allora, che carino! Allora, questa qui è la sabbia, adesso tutta glitterata, poi naturalmente ve la facciamo vedere meglio. Ah no, il prezzo c'è qua dietro, 3,50€. Sì, ok, 3,50€. Allora, io ho trovato questa qui viola, naturalmente, con tutte le stelline. Guarda Pippo che carino. Poi, questo pianeta, tutto blu. Poi un'altra viola, questa qui l'ha trovata Pippo, la luna e le stelle, e poi una delle più, cioè la più carina forse di queste qua, la faccia dell'alieno tutta verde. Cioè, ti piace Pippo? Sì, come si Ma è bellissima. Allora, aspetta un attimino. Mi fai scambio? Sì. Allora. No, si scambia. Ok, deciditi. Allora, eccola, ok, la mia è uscita subito, semplicemente così, poi naturalmente... La rimetterete nel Bravo! Ma vabbè, non importa, mettiamo via. Allora, adesso facciamo vedere prima questa qui, marrone. Mi raccomando, tiriamoci su le maniche così non ci sporchiamo le maglie. Molto lunga. Ok. Eh sì, c'è di una consistenza, ragazzi. Cioè, guardate questo bianco. Allora, sì, guarda prima quello di Pippo bianco. Guardate un po'. Sembra un pasticcino. È un pasticcino. Spero si vedano anche i glitter, perché è tutto glitterato. Prova a lavorarlo un po'. E poi c'è questo qua marrone. Di Mercurio. Bellissimo. Proviamo a lavorarlo. Allora. Comunque si stappa. Sì, sì. C'è di una consistenza, adesso spero di farvela vedere. Molto simile all'altra, che vi abbiamo già recensito. Quindi se non avete visto quel video andatela a vedere. Vi lasceremo il link qua sotto. Nell'info box. Cioè adesso vi faccio vedere. Guardate com'è morbida. Cioè, è di una consistenza. Se la trovate, ragazzi, prendetela assolutamente. Allora, ecco qui. Adesso proviamo a fare le formine. Ok. Inizio da. Allora, tu cosa vuoi fare? Bravissimo, io faccio le stelline viola. Quindi ne prendiamo un pezzettino. Vi divertirete tantissimo con i vostri amici, sorelle, fratelli, a fare appunto delle formine con della sabbia, non essendo al mare. Quindi è un'alternativa molto molto carina. Allora, mettiamola qui. Perfetto. Poi naturalmente potete prendere anche le formine proprio che usate al mare, quelle belle e grandi, e fare una bella formona. Perfetto. Vediamo un pochino com'è venuta questa qui, delle stelline.
Sembra un po' di stelle, ragazzi, vero? Sembra un po' di stelle. Cioè, aspettate, ve lo voglio far vedere. Se ce la faccio. Ok. Guardate. Sembra veramente un po' di stelle. No, Pippo Lo... Naturalmente, perché lui mi deve sempre... Ok, ragazzi. Piccoli. Che bella, Pippo! Facciamolo vedere come è venuta la faccia dell'alieno di Pippo. Ma guardate che bella! Spero si veda bene in telecamera. Stacco qua. Ok, adesso facciamo altre cosine. Adesso faccio questo qui io, il pianeta. Fai piano, tu fai la luna con le stelline. Volevo cambiare. Ah, cambiamo? Ok, aspetta, raccogliamola tutta. C'è lo scambio. Lo Che chiedo la luna con peccato. le stelline. Ok, vai. Aspettate che sennò si mischia Io tutta. ti ho detto cambia di fobina. Ah, non volevi cambiare la sabbia? Naturalmente io ho capito al primo colpo, ragazzi. Ok, adesso quindi io faccio la... Tu cosa vuoi fare? Questo il Il pianeta. pianeta? Ok, io faccio la luna con le stelline. Aspetta, ma prima di farlo un po' così. Sì, si può lavorare, veramente. Ha tutti questi glitter, che un po' si appiccicano le dita, però sono belli, avete tutte le mani glitterate. No, buttare per terra. C'è un pezzo di plastica. Ah, ok. Vai, Pippo, fai l'altra formina così la facciamo vedere come Aspetta viene. che colgo sta sabbia. Naturalmente, ragazzi, ci sono tantissimi tipi di barattolini. Cioè, noi abbiamo trovato solamente questi due, quindi li abbiamo subito presi. Però ce ne sono tantissimi nella collezione. Di tutti i pianeti, naturalmente. Quindi Venere, Giove, Saturno. Ce ne sono tantissimi. Ok, vediamo un pochino come è venuto questo qui. Posso Sì? Guardate che carina la luna e le stelline. Wow, ragazzi. Cioè, bellissimo. Vengono molto bene. Basta! Le mie formine. Ok, dovrò fare le formine lontano da Pippo. Per non farmele rovinare. allora vattene sulla mia scrivaniola. Subito due Ok, l'hai scrivanie. fatto quasi il pianeta. Sì? Comunque potete anche fare tantissime cose. Nell'altro video, ad esempio, avevamo provato a fare... se non mi ricordo male, le letterine, cioè si possono fare tutto quello che volete. Si può fare tutto quello che volete. Vedete? Tutta questa consistenza, cioè morbidissimo, bellissimo. Poi, naturalmente, questo qui, non so quante volte ho detto naturalmente, ragazzi, non fateci caso. Il tappo può essere anche lui una formina. Vero Pippo? Ci mettiamo un po' di Vado, aspetto. sabbia. Vai, fai vedere. Wow, bravo Pippo! Guardate come ha fatto bene il pianeta Pippo. Aspettate, ok. Guardate che carino! Sta andando benissimo. Ok, anche tu fai il coperchio. Di questo, sì. Vai, così lavoro un po' anche quella bianca che non l'ho ancora usata. Vediamo un po', ok. Comunque potete anche mettere la sabbia naturalmente nei barattolini, fare i castelli, altre formine. Sì, dopo lo facciamo. Cioè, potete veramente sbizzarrirvi. Cosa? È questo qui. Ok, quindi appunto, dicevo, mettere tutta la sabbia qua. Scusate per la pessima voce, però. Momento di pausa. Vai, il tuo barattolino. Vediamo un po'. Che bella anche questa qui, bianca. Guarda, tu lavi, cibo di aglio. E cibo di aria. Ok, vediamo un po' se è venuto. Vado, aspettami che Vai, lo vado. facciamo insieme. Questa volta li giriamo insieme i coperchi. Vai. Va bene anche così, Pippo. Allora, voglio Ok, vai al mio tre. Tiriamo giù. uno, Uno, due, due, tre. tre. Oh, appunto vengono come due pianeti. Non rovinarlo. No, 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 facciamo vedere prima, Pippo. Ah, ok. Vediamo un pochino. Prima lo facciamo vedere. Il mio è venuto così. Pianeta. Bellissimo. Piano, dai, però non rovinarlo. E poi questo qui. Oh, aspetta. Ok. Guardate che carino. Poi potete fare anche dei... Sì, dei provvisori, gioiellini. Cioè, potete fare veramente quello che volete. Ed è questa la cosa bella, potete liberare la vostra fantasia. Ok, direi subito di rimettere a posto la nostra sabbia. L'ultima cosa, mi fai questi buchi. Ok, sì, si possono fare anche i cerchiolini che ci sono qui.
Domani no, dimmi. Ci sentivi che ti vedo una cosa. Castello. Ah, facciamo il castello, giusto. Come lo voleva Pippo, facciamo il castello. Ah. Scusatelo, ma ho un po' di tosse. È periodo, ragazzi. Ci guardate. Ok. Guarda cosa ho fatto. Vai, facciamo una mega torre. Ma ne facciamo una torta. Vai. Una torta. Una torta? Sì. Comunque ci divertiremo tantissimo io e Pippo ad usare questa super sabbia. Perché, cioè, è bellissima. Ci guardate. E poi uno più la lavora, più diventa morbida e più è tutto più bello. Più. Ok, quindi abbiamo fatto come una tortina. Guardate che carino. Potete anche fare così. Punta la una specie di torta, ragazzi. No, sicuramente non è perfetta, con la formina dentro. Vai. Ok, io direi subito di ritirare, così concludiamo il video. Allora, mettiamola tutta bella dentro. Quindi anche i barattolini sono super comodi. Fatti benissimo, si possono anche trasportare appunto con questo pesetto qui, questo cordino. Beh, Pippo, ok, abbiamo messo tutto, sì. Mettiamoci anche le formine, le mettiamo fuori. Perfetto. Quindi ragazzi, eccole qua le nostre due sabbie, i nostri due barattolini di sabbia con tutte le formine, le abbiamo messe fuori. Pippo si è convinto a metterle fuori dal barattolino per farvele vedere. Sono molto carine, ragazzi, mi raccomando, acquistatele anche voi. Spero che le troviate anche sul sito della Sbabam, vero Pippo? Sì. Sì, vi divertirete un sacco. Inoltre oggi vorremmo salutare Alcuni di voi, e in particolare Linda Camarda, Sniper Folli, Jenny Ciotola, Ariane o Arian, Zaid, Irena Colici. Domenica c'è un mattolino di sera. Il mito dei pro, Valentina Parmiani, Nadia Nasiti, Arianna Di Somma, Emilia Lazzaro, Rokaya Kasawi, Clash Official Ita, Camilla Nuzzo, Riti 2005, che si fa tante volte la Camomilla. Ah, Camilla, ok. Poi Riti 2005, Ayam Raki e Domenico Bruzzese. Un grossissimo bacio a tutti voi. Inoltre vorremmo salutare anche Vince. Vince è un ragazzo siciliano che ha una radio proprio in Sicilia ed è molto simpatico e divertente. Magari ha anche un profilo Facebook, quindi ve lo lasceremo qua sotto, così andrete a curiosare sulla sua pagina Facebook, dove mette anche delle dirette delle sue radio, ed è molto molto bravo, quindi mi raccomando, seguitelo. Ok, quindi un grossissimo bacio anche a te, Vince, vero Pippo? Mando un bacio. Ok, quindi se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su, se siete voi iscritti al nostro canale, così votate attivamente questo video con i vostri amici. Lasciate commenti e stare sta bomba. Bravissimo, vi lasciateci bellissimi commenti come fate sempre. Noi vi ringraziamo tantissimo. Mi raccomando, spolliciate, mettete tantissimi pollici in su. E quindi saluti da Tina e Pippa, e vi lascio al prossimo. Ciao! Ciao!